Questo progetto è un pezzo di un progetto più ampio che il CUSI sta portando avanti in tutta Italia. Quello di legare allo sport ha anche un modo di vedere lo sport. Tutti conoscono gli sport più noti, il calcio, il ciclismo, il basket, la pallavolo. Però sport significa divertimento e allora il CUSI vuole lanciare quelli che sono definiti sport non convenzionali. Ecco, in quest'ambito tutti i CUS ci hanno dato il proprio impegno, la propria disponibilità a lavorare. Devo dire il CUS Pisa tra i primi perché ci fa piacere proprio lavorare col CUSI. E oggi siamo a presentare quello che viene fatto qua a Pisa. Aggiungo che c'è un appuntamento poi a Rimini nel weekend 11 come punto di riferimento fondamentale per una giornata con tutti gli altri CUS e ci confronteremo, ma nel senso ognuno cercherà di evidenziare le cose migliori che ha fatto. Perché sia questa giornata di stimolo per altri incontri che poi potranno essere fatti. L'iniziativa ha coinvolto anche attraverso l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, anche le amministrazioni locali e oggi abbiamo anche tra noi gli amministratori del Comune di Pisa e credo che abbiano apprezzato quello che viene fatto. Siamo in un posto bellissimo, questo parco, e credo che possono esserci tanti altri momenti, tanti altri appuntamenti in questo parco, perché veramente ci troviamo in un pezzo di città che forse i pisani non conoscono abbastanza e invece sarebbe importante riscoprirlo appieno.